Grazie, cercherò di riassumere velocemente tutti i passaggi che hanno portato alla futura approvazione di questo documento, così come è stato da noi durante questa lunga notte emendato. Il risultato per noi non è soddisfacente, non voteremo a favore. Abbiamo fatto diverse proposte a nostro avviso migliorative. E nella direzione di incentivare ovviamente al massimo secondo gli strumenti dei parcheggi e delle tariffe, il disincentivo alle auto in città, l'utilizzo integrato degli abbonamenti di trasporto pubblico agli abbonamenti dei parcheggi di interscambio, ma è stato bocciato. Così come l'emendamento sulle penali, di fatto rinforzato, come abbiamo scoperto oggi, dal parere dell'organo consultivo del Consiglio Comunale di Milano per l'attuazione dei referendum. Cito un'altra parte di questa relazione. La nostra consulta, che ricordo essere un organo ufficiale consultivo costituito da esperti, ha lamentato la mancanza di tempo per analizzare la documentazione, unita alla mancanza della documentazione tecnica e delle proiezioni e degli effetti di quello che le modifiche che noi andiamo ad approvare oggi porteranno. È chiara la difficoltà, perché non ho dubbi che l'assessorato e i tecnici abbiano avuto questi dati per parametrare tutte le scelte politiche che vengono fatte in questo atto. Ai consiglieri non è stato dato nulla di tutto ciò e in delibera non compare nulla di tutto ciò. Quindi anche nel momento in cui l'assessore ha detto per quanto riguarda il costo dei parcheggi di interscambio dimezzato come abbiamo proposto, affermando di fatto che era stata la sua politica fino a qualche mese fa di dire ok, dimezziamo per incentivare, se avessi saputo che questi test erano già stati fatti dall'amministrazione, io non avrei fatto l'emendamento. Il problema è che, come in questo caso, in tutti gli altri della delibera, mancavano totalmente le proiezioni, le previsioni di impatto di quello che andavamo a fare. Detto questo, siamo soddisfatti ovviamente per l'approvazione dell'emendamento che toglie di fatto dall'automatismo la consegna dei pass per tutte le cariche dello Stato e di fatto lo sottrae a quello che era un diritto d'ufficio. E non avevo dubbi che la Giunta ovviamente andrà nella direzione di eliminare i privilegi come da proprio programma elettorale, ma per assicurarci di questo, dato che in base all'emendamento approvato lancia la palla alla Giunta, cercheremo con gli accessi agli atti di verificare questo costantemente nel tempo e di capire come verranno dati ora i pass, ovviamente auspicando che nessuno di noi li avrà più in futuro. Detto questo, la nostra posizione è contraria alla delibera, ma come abbiamo già detto per le ultime delibere di giunta ormai da qualche mese a questa parte, non parteciperemo alla votazione uscendo dall'aula. Questo perché da mesi l'opposizione e le minoranze sono private del loro diritto di iniziativa nei confronti della Giunta. Ho chiesto più volte l'urgenza sulle mozioni, abbiamo chiesto più volte di calendarizzarle, eppure vengono sempre messe all'ultimo posto nell'ordine del giorno e continuano a scivolare di consiglio in consiglio da mesi. Il regolamento della Camera prevede che un quinto dei lavori, per esempio, spetti, nel nostro caso, al gruppo del Movimento 5 Stelle per il suo numero. I consigli di zona prevedono che, ci sia uno spazio dedicato alle mozioni dell'opposizione. In Consiglio Comunale no, ma non è difficile, basterebbe in capigruppo dire, ok, calendarizziamo queste e le facciamo. Eppure non viene fatto solo per le delibere di giunta, privando totalmente il Consiglio Comunale della sua funzione di indirizzo. Questo per noi è assolutamente da censurare, incompatibile col rispetto reciproco che deve contraddistinguerci in quest'Aula, e per questo, finché non avremo la possibilità di mettere in votazione le mozioni, usciremo dall'Aula.